Buonasera, buonasera ad Enrico Boni e ben ritrovato. Buonasera, un accampamento di indiani a Collecchio, tutti ci hanno messo le tende. Allora, la mia parabola di questa sera, sai che faccio sempre la parabola che Sì. introduce la puntata, Enrico, ci sono dei tempi che... Angela, basta, è particolarmente evangelica questa sera. Allora, io sono riuscito, nell'intento non facile, di trovare una persona peggio di Manenti, assolutamente peggio. Questa È persona dura, ha un eh? nome Lui e stesso cognome, è davanti a Enrico uno Boni. È specchio. il top manager Fiorenzo Alborghetti, colui che nella presentazione stampa di Manenti era stato dipinto come la mente, come il braccio armato, colui che aveva introdotto, eccetera, eccetera, eccetera. Colui che disse quella famosa frase, paghiamo tutti quando io lo rimbrottai. Bene, questi sono i personaggi che ruotano intorno al Parma. Io per Che educazione ruotavano per fortuna. ruotavano, i tempi sono molto brevi. Io per educazione quando uno cade, anche se è un mio nemico, non gli do un calcio, gli do una mano per cercare di aiutare a rialzarlo e sto parlando seriamente. Manenti non si può permettere di dire, pardon, scusate, Alborghetti non si può permettere di dire, e l'ha raccolta le dichiarazioni che poi sono rimbalzate su tutti gli organi, proprio Nicolò Fabris qui presente, la moglie fa la badante, mestiere rispettabilissimo, dico io, vivono con la pensione della madre, però meglio così, ce lo siamo tolti di mezzo. Queste sono le persone che ruotavano attorno al Parma, come hai detto tu. Queste sono le persone che sono il cancro del calcio. Questa è una persona che mi attribuisco il merito di averlo individuato subito. Questo è peggio di Manenti. Angela, e finisco, facciamo veramente piazza pulita. Allora, andiamo in pubblicità, ricordiamoci però sempre che il Parma alla situazione di oggi non l'hanno portato né Manenti, né Alborghetti, né Taci, né Questo tutti quelli che sempre. sono, insomma, sfilati da Piazza dicembre a pulita di questa tutti. parte. A tra poco, subito dopo la pubblicità, via con il nostro dibattito.